Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di videogiochi. Un abbraccio forte e un bacio sulla guancia anche alla compagna ideale di tutti i cosplayer, Giorgia Vecchini. Ciao, ciao Giorgia. Simon, ciao a tutti e come sempre ciao a tutti i cosplayer. Il gioco di questa settimana è il terzo capitolo di una saga che saprà ancora di nuovo sorprendere gli appassionati di first person shooter. Sto parlando di Far Cry 3. Simon, quali sono le novità? Far Cry 3 è un'avventura in prima persona open world. Non c'entra nulla con il secondo episodio della saga. È infatti ambientata in una sperduta isola dell'Oceano Pacifico. La trama e la sceneggiatura sono degne di un colossal americano e il ritmo di gioco invece di un FPS di gran classe. Una larga parte è concessa infatti anche all'esplorazione e alle missioni secondarie. Infine il Dunia Engine 2 garantisce un colpo d'occhio e una profondità di campo davvero invidiabile. E allora Far Cry 3 è già disponibile su Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Non perdetevi questo grande capolavoro! Far Cry ha da sempre denotato una natura episodica che trascende la normale continuity temporale ed i personaggi che solitamente caratterizza le attuali produzioni videoludiche. Questo terzo episodio della famosa serie non ha infatti nulla a che vedere con il capitolo datato 2008 e ambientato in Africa, ma vede invece protagonisti un gruppo di giovani ragazzi americani alle prese con dei narcotrafficanti in un'isola sperduta nell'Oceano Pacifico, per un intreccio degno delle migliori produzioni televisive. Dopo mesi di estenuante attesa, Far Cry 3 è finalmente disponibile su PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Scopriamo insieme cosa lo rende un vero capolavoro nel suo genere. L'avventura è suddivisa in 38 capitoli, che possono essere intervallati da numerose e differenti attività. Lo svelamento della mappa ci fa dono delle numerose opportunità ludiche, le stesse che hanno reso famosa la serie Far Cry. Le principali attività da svolgere in questo contesto tropicale sono la liberazione degli avamposti occupati dalle truppe del nemico e, non meno importanti, le missioni secondarie generalmente affibbiate dagli abitanti del posto. Pur non innovando nulla sul piano ludico, le contaminazioni ruolistiche in Far Cry 3 vengono proposte in maniera brillante ed efficace, con i talenti e le abilità del personaggio che vengono raccontati attraverso un tatuaggio tribale che si disegna sull'avambraccio dello stesso mano a mano che proseguiamo nell'avventura. Lo scenario libero ed esplorabile, poi, è da sempre un elemento caratteristico e distintivo della serie Ubisoft, una libertà esplorativa che beneficia anche di un ritmo di gioco assolutamente da cardiopalma, che cadenza in maniera ottimale le variegate situazioni di gioco, dall'esplorazione della giungla alla caccia, alle sessioni a bordo dei veicoli. Ottimo anche il multiplayer, fra cui segnaliamo le modalità Domination e Firestorm, e l'inconsueta campagna cooperativa per 4 giocatori. Eccellente anche il comparto tecnico, il Dunia Engine 2 è una versione pesantemente modificata del CryEngine di Crytek e offre grandi garanzie anche sulle attuali console. In definitiva, Far Cry 3 è un prodotto curato sotto ogni punto di vista e rappresenta l'ennesimo centro del publisher francese.